Di nuovo insieme, amici telespettatori, vi andiamo allora a raccontare l'altra semifinale che dà accesso alle posizioni di classifica quinto e ottavo posto. Intanto l'Hertha Berlino che sta affrontando il Torcy, match che è iniziato da pochissimi minuti. Andiamo allora a raccontare intanto il gol da parte della Torcy. Ti visto con questa azione tutta in velocità, l'Hertha di Berlino che gioca con la maglia azzurra e pantaloncini blu, invece il Torcy, squadra francese. State, il comune vanta 22.000 abitanti, squadra che è arrivata a disputare le fasi finali di questo torneo, appunto giocando un calcio molto brioso e molto spumeggiante. Dunque partita subito sbloccata da parte della Torcy. Andiamo a vedere allora quelle che sono le formazioni in campo. Leggiamo naturalmente sempre tutte le liste dei giocatori in modo tale da avere tutti quanti un'ampiezza di quello che è la rosa. Allora cominciamo dalla Torcy con Damião, Camara, Desmortreux, Pungubu, Ducour, Dodoté, Bastaru, Song, Bobby, Moura, Imbondo, Kebe, Lassen e Kumur. Questa è la formazione della Torcy. Invece l'Hertha Berlino con Mertens, Götze, Götze, Melbu, Veiluz, Sasak, poi Solilu, Amsi. E ora c'è il gol del pareggio da parte dell'Hertha Berlino. Anche qui in questa circostanza un'azione in profondità, vedete come fa tutto bene da solo il giocatore Todorovic che gonfia la rete per l'1-1. E dunque 1-1 subito il punteggio che cambia in questo match tra due formazioni che stanno sicuramente giocando un match molto brioso, due formazioni di grande livello. E dunque ancora il Torcy, in questo caso il tiro, la palla va fuori, azione sempre in profondità con Rigobert Song che sbaglia a porta vuota. Il punteggio è di 1-1, ma pericoloso subito il Torcy. Ancora l'Hertha di Berlino con Veituz. C'è la rimessa laterale con Ducour che è andato in chiusura. Ancora vedete la formazione tedesca, il cross al centro, non riesce a impattare la sfera di gioco e poi arriva questo tiro dalla distanza da parte di Mejubi.
il tiro va alto sulla traversa. 1-1, match che si è subito sbloccato nei primi 5 minuti di gioco. Con la formazione della Torsi fermata sulla fascia, c'è la ripartenza sempre della formazione francese. Una squadra, quella francese, che ha meritato sicuramente piazzamento attuale in questo torneo, però in alcune circostanze ha avuto anche occasioni sprecate, anche se ha messo in mostra un buon organico, un buon modo di interpretare il proprio credo calcistico. Vedete come poi vanno sul pallone in maniera importante, come avete visto Elliott Bobby è andato a recuperare la sfera di gioco. Ancora l'erta di Berlino, che aveva provato questa azione con Šašić. Fermato naturalmente dalla difesa della Torsi. Ancora sotto rete, l'errore ancora di Šašić, che non riesce a chiudere nello specchio della porta. Rivediamo. Conclusione di destro, a cercare il palo opposto alla posizione del portiere. E dunque sempre 1-1. Con i due allenatori che hanno già dato importanti indicazioni ai propri ragazzi. Dunque cerchiamo di seguire anche l'erta di Berlino. Attenzione, l'errore dell'erta di Berlino, poi si invola verso la porta il giocatore Kumur, che sbaglia la conclusione. Lì è stato bravo il portiere dell'erta di Berlino. Allora prova Todorovic, autore del gol del pareggio. Dunque stazione ancora dell'erta di Berlino, che va sicuramente vicinissima al raddoppio. Dunque seguiamo l'azione ancora dell'erta di Berlino con il giocatore Todorovic. Šašić Todorovic, molto intraprendente nella sua azione. Attenzione, calcio d'angolo dalla bandierina, la palla che va dall'altra parte del campo. Un inizio di match da botta e risposta, abbiamo visto. Tanto Song va alla rimessa laterale, in botta e risposta con il Torsi, subito ha trovato il gol del vantaggio e poi gol del vantaggio siglato da Kumur proprio in apertura, e poi la rete dell'erta di Berlino con Todorovic, che ha trovato subito il pareggio. Squadre molto tecniche e anche molto spavalde, passatemi questo termine, perché non stanno facendo calcoli di schemi o quant'altro, anche perché credo che a questi livelli di fare schemi ci sia ben poco, però si incominciano a vedere le prime primi rudimenti, ecco, di come si sta in campo, e molti giocatori sono tra i protagonisti di questo torneo, stanno sicuramente facendo vedere di avere un'ottima tecnica di base e di
iniziare già a comprendere il calcio non più come puro divertimento, ma anche come qualcosa di più, anche perché parliamo di squadre di grande tradizione calcistica. Attenzione ancora alla bella giocata da parte dell'Hertha di Berlino con Meli Djoubi. Rimessa laterale. Rimessa laterale per la squadra tedesca. Adesso prova l'azione il giocatore Pastov. Elias Pastov. Fatto questa conclusione per l'arbitro Biselli di Carrara. Non c'è stato alcun fallo di mano. Ancora l'Hertha di Berlino, il tiro, la parata del portiere della Torsia, ha provato la conclusione ancora Pastov. Uno a uno, andiamo a rivedere, vedete Pastov, poi si hanno messo le gambe in chiusura Pugubu e Dukur, che sono andati in chiusura. Il punteggio è di 1 a 1, un bel primo tempo. Calcio di punizione con il giocatore Rigobert Song all'esecuzione, poi la palla sul palo, il portiere non la trattiene, ancora il tiro, poi sta carambolata, il colpo di testa ancora, questa volta il portiere riesce a prendere la sfera di gioco. Azione abbastanza particolare, avete visto flipper del pallone, prima il palo poi la parata del portiere, insomma tante azioni. Ancora Pastov sotto rete, qui la chiusura imponente di Lomba Pungubu. Vedete Song, la palla sul palo, poi non riesce a chiudere il Torsi, vedete la palla, poi carambola sul dorso di Bobby, di Elliot Bobby. Bel primo tempo vivace, abbastanza combattuto tra le due formazioni, agonisticamente molto valido. Calcio di punizione per l'Hertha di Berlino. Ricordiamo che a questo livello non c'è il fuorigioco. Qui abbiamo visto la bella parata del portiere della Torsi. Ancora l'azione di Meli Djoubi. Ora prova questo tiro dalla distanza, ancora preciso il portiere Damiao, Mendy Damiao. Adesso Song viene anticipato. Avete visto come si è andato incontro al pallone il giocatore dell'Hertha Berlino? Ancora lui, Todorovic, tra i migliori in assoluto della sua squadra in questo primo tempo. Un gol e tanti palloni distribuiti, un attaccante un po' atipico. Ancora Song per lì nella mediana, fa buona leva Kebe, poi ancora il break centrocampo dell'Hertha di Berlino. Prova questa rasoiata, ancora l'Hertha di Berlino sotto rete e poi la chiusura provvidenziale del difensore della Torsi. Ancora calcio d'angolo l'Hertha di Berlino, che adesso prova a giocare il pallone con Kovic, fermato, poi ancora l'Hertha di Berlino, c'è questa azione proprio con Todorovic. Ti visto come vada a recuperare il pallone e poi vada a fare azione di break. Giocatore abbastanza completo per essere un 2007. Ancora prova a caricare dalla distanza Meli Djoubi, vedete una serie di finte. Date come
che proprietà di tocco al giocatore con la maglia numero 3 dell'Hertha di Berlino. Adesso palla a fondo campo, siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. In tribuna ci sono i supporters sia del Torsie sia dell'Hertha di Berlino, che fanno gran festa. Naturalmente calcio a questo livello deve essere soprattutto festa, quindi divertimento, dicevamo prima, fair play. La vincente, lo ricordiamo, disputerà la finale per il quinto e sesto posto, raggiungendo l'Empoli, che ha battuto nel match precedente il Manchester United. Dunque, un Torsi che si chiude molto bene in difesa, però commette qualche sbavatura nei disimpegni. Ancora l'Hertha di Berlino, guardate lo slalom di questo giocatore che adesso suggerisce. Questo giocatore è il solito Todorovic, che a noi piace tantissimo per come si divincola la palla al piede, di come si disimpegna soprattutto, e gioca molto bene nello stretto. La difesa dell'Hertha di Berlino che ha buona guardia, ancora la formazione tedesca che prova a salire palla al piede, lo fa con Meligiubi, prova a caricare dalla distanza. C'è la difesa ancora del Torsi che chiude molto bene. Allora Song ingaggia questo duello, lo perde. Ancora Ansem. Stavolta la palla esce dalla riga bianca, oltre la riga bianca, e dunque la rimessa è affidata sempre alla Torsi. Guardate con che eleganza riesce a palleggiare. E ancora il giocatore Canna Soili. Ancora Meligiubi. Fraseggia sotto uno sguardo attento appunto dei giocatori avversari, e poi l'Hertha di Berlino guadagna questo calcio d'angolo. Ancora l'Hertha di Berlino, questo traversone, il portiere Damiao, Mehdi Damiao, classe 2007, riesce a conquistare la sfera di gioco. Arriva il rinvio, zona mediana, ancora Todorovic, poi fuga di Elliot Bobby per la fuga adesso di Pungbu, la parata del portiere sotto rete, il tap-in vincente da parte del giocatore Elliot Bobby per il 2-1 Torsi. Vedete la bella giocata di Pungbu, parata di Mertens, e poi si avventa sotto rete Elliot Bobby per il gol del 2-1. Dunque 2-1 cambia il punteggio qui al Necchi di Forte dei Marmi. Dunque l'arbitro adesso fa cambiare il la direzione del fallo. Ancora formazione tedesca che adesso cercherà di agguantare il punteggio, il risultato, soprattutto perché
Il Torsi è una squadra molto pericolosa nei contropiedi, l'abbiamo visto in diverse circostanze. Ancora l'erta di Berlino che prova questa azione sotto rete, il gol del pareggio da parte di Todorovic, il gol del pareggio, il 2-2. Vediamo questa bella giocata sul fondo, palla che arriva proprio per Todorovic di piatto, il gol del 2-2, sempre lui che va a siglare la doppietta e finisce qui il primo tempo. E dunque due formazioni che hanno fino a questo momento del torneo sicuramente disputato gare tatticamente perfette, anche se ripetiamo il Torsi è una squadra completa, ma come è già successo anche in questo match si espone moltissimo quando trova delle squadre che giocano molto sulla velocità e quindi si apre molto nella zona difensiva permettendo agli avversari di poter entrare con una certa facilità. E dunque squadra completa sì, però con qualcosa ancora da raddrizzare, da registrare nella zona difensiva. Iniziato il secondo tempo intanto con il gol dell'Hertha di Berlino, ancora con Todorovic, pazzesco. Vedete la gioia del numero 11 tedesco, l'andiamo a rivedere. Vedete Todorovic scaglia questo tiro dalla distanza che sorprende il portiere Damiao e dunque cala il tris Todorovic. Dunque tre gol siglati da Todorovic, 3-2 per il Hertha di Berlino che per la prima volta va in vantaggio. Ancora Todorovic, ancora lui, il tiro dalla distanza, questa volta non inquadra lo specchio della porta. Ci sono una serie di cambi in questo momento nella formazione del Torsi. Punteggio di 3-2, un match pirotecnico, 5 gol in poco più di un tempo. Questo dimostrano come formazione tedesca, lo dicevamo proprio nel corso del primo tempo, abbia sempre cercato fino alla fine il gol. Allora attenzione ancora all'Hertha di Berlino, il traversone da parte di Amke, che non è riuscito a sfondare sulla fascia destra, ma lì è stata brava la difesa dell'Hertha, del Torsi a chiudersi. Attenzione sempre alla fase della ricostruzione dell'Hertha di Berlino. Vedete ancora Todorovic che è lui il distributore del pallone. Vedete tutto di prima l'azione dell'Hertha di Berlino, la palla è nel mucchio, non è seguita da nessun giocatore tedesco. Ancora l'Hertha di Berlino all'indietro, prova a salire, palla al piede Amk, il suo tiro va a fondo campo, vicina al palo. Sempre 3-2 il punteggio per l'Hertha di Berlino che ha iniziato il secondo tempo con un approccio diverso, un modo differente di interpretare la gara rispetto ai primi 40, anzi rispetto ai primi 20 minuti. Naturalmente noi abbiamo sempre in mente le partite dei grandi che durano 45 minuti. Ricordiamo che le partite di questo torneo, di questa categoria, sono da 20 minuti ciascuno, i due tempi, non c'è il fuorigioco, quindi attenzione ancora all'Hertha, il tiro, la rete, spettacolare la rete dell'Hertha di Berlino con il numero 10 Kovic. Guardate che spettacolarità questa rete,
il piattone palla a giro o giro palla, come volete chiamarlo. 4-2 per l'Hertha Berlino. Adesso il Torsi prova a risalire la china, sarà difficilissimo. Attenzione ancora a Kovic, apre il gioco verso l'inserimento di Gosch. Ancora l'Hertha Berlino che in questa ripresa sta giocando benissimo, soprattutto con grande intensità. Tra due, rimessa laterale per il Torsi che sembra essere rimasto stordito dal modo in cui l'Hertha Berlino nella ripresa abbia iniziato a giocare benissimo. Il Torsi nel primo tempo, due volte in vantaggio, due volte raggiunto, probabilmente il gol di Todorovic nella finale di primo tempo ha dato la consapevolezza ai tedeschi di poter fare la partita successivamente. Così è stato, che nella ripresa poi l'Hertha Berlino, la ripresa che vi stiamo raccontando in questo momento, ha già realizzato due gol e ora la chiusura della difesa dell'Hertha Berlino riesce ad allontanare la minaccia. Vedete la bella giocata parte di Noakebe, un po' macchinoso in questo momento il gioco della Torsi che cerca sulla fascia di spingere, poi ancora il Torsi prova la conclusione e qui la parata prodigiosa di Pascal Mertens che si distende in calcio d'angolo. Andiamo subito a rivedere conclusione qui, bravissimo l'estremo difensore dell'Hertha Berlino, devia in calcio d'angolo, bandierina, palla nel mucchio, ancora difesa dell'Hertha di Berlino che prova a liberarsi per questa entrata un po' scomposta da parte del difensore con la maglia numero 13, Kais Lassen. Non ci sono stati ammoniti né nella prima semifinale, che era valevole per l'accesso al quinto ottavo posto, e nemmeno in questa seconda semifinale, in questo avvantaggio del fair play, del rispetto, e soprattutto perché a questa età bisogna divertirsi, soprattutto questo torneo unisce tutti, niente distinzioni di lingue e razze, quindi un bel momento di fratellanza in campo, tutti accomunati dallo stesso amore verso il pallone, il calcio comune denominatore di un evento che negli anni è sempre diventato un punto di riferimento per il calcio giovanile. Andiamo a seguire questo match, stiamo arrivando al decimo minuto della ripresa, ancora Hertha di Berlino che prova a spingere sulla fascia sinistra. Torsi che rimane ancorato nella propria metà campo, sorpreso probabilmente dalla capacità di lettura dell'Hertha di Berlino che adesso prova a spingere sulla fascia. Vediamo se ci fosse calcio d'angolo. Sì, è calcio d'angolo con il solito Todorovic
bravo a infilarsi e incunearsi nella difesa francese. Con l'allerta Berlino, ancora Todorovic è lì, lui sul fondo, poi il cross, ancora centrocampo, si lotta corpo a corpo, bravissimo Lum a chiudere in difesa. Vedete tutto di prima, sta giocando l'Erta Berlino, adesso Todorovic difende il pallone, la verticalizzazione verso il proprio compagno di reparto, ha chiuso bene il Torsi, sempre 4-2 il punteggio a favore dell'Erta Berlino, che cerca in qualche modo di chiudere il match. Letta che spinge per il 5-2, invece il Torsi prova la via del gol per riaprire il match, soprattutto disputare gli ultimi 10 minuti di gioco nella speranza di così ripristinare la parità. Ma attenzione, stavolta c'è l'errore di Bastaru, Yanis Bastaru colpisce male il pallone, il piatto non è efficace. Attenzione a centrocampo, la ripartenza è di Ramses Imbondo, poi ancora l'Erta Berlino a centrocampo che perde il pallone, riparte il Torsi, questo cross al centro, ancora all'indietro il fraseggio nello stretto, poi vedete la chiusura, entrata di Bastaro a piedi uniti, l'arbitro Bisselli che fischia prontamente, ferma l'azione. Intanto sentite gli applausi per i cambi che vengono operati dalle due formazioni. Uno degli aspetti più belli di questo torneo è anche sicuramente il gemellaggio tra i vari genitori delle due formazioni, delle varie squadre che si affrontano nel corso delle partite. Attenzione adesso a Kovic, poi il gol in contropiede da parte dell'Erta Berlino, il gol del 5-2, partita che viene in pratica messa in ghiacciaia. Vedete l'azione vincente, il tap-in di Kennemin e dunque il punteggio è di 5-2. Ancora l'Erta Berlino che adesso trova la rimessa laterale. Partita virtualmente chiusa, 5-2 è un risultato pesantissimo, tenuto conto che il Torsi nel primo tempo aveva fatto la partita, poi si è scatenato Todorovic, ancora l'Erta Berlino che vuole provare a dilagare in questo momento, capacità di lettura migliore da parte della formazione tedesca che è riuscita nel corso della partita ad apporre i giusti accorgimenti al gioco francese. Qui poi la differenza l'hanno fatta sicuramente Kovic e Todorovic. ...5-2... il parziale di questa ripresa. Ancora vedete la proprietà di palleggio da parte della Erta di Berlino a centrocampo, prova la fuga solitaria, il tiro, anzi no, un passaggio che sembrava una via di mezzo tra un tiro e un assist. Ancora l'Erta Berlino
centrocampo, palla per Vete Todorovic, di prima Korakovic, tutto di prima, l'azione, il tiro, la parata del portiere, ancora il gol, il 6 a 2 da parte dell'Hertha Berlino, che trova così la marcatura. Vedete, tutto di prima, palla sempre per Kennyman, autore del gol del 5 a 2, e dunque 6 a 2 adesso, doppietta dunque per Kennyman, tripletta per Todorovic, e il gol poi di Kovic, dunque 6 a 2, prova di forza della formazione tedesca, che adesso prova a dilagare, attenzione il tiro in diagonale, parte di Goetz. Sei a due, qui c'è un giocatore che rimane a terra infortunato. Sei a due, una bellissima partita fino a questo momento, molti contenuti tecnici, una ripresa che ha visto avere la meglio la formazione dell'Hertha Berlino, che proprio è andata in un crescendo. Ha sofferto tantissimo l'avvio della Torsi, squadra ben organizzata in mezzo al campo e squadra soprattutto che nel primo tempo aveva fatto della propria difesa uno dei punti migliori di forza. Poi abbiamo visto come l'Hertha Berlino sia uscito alla distanza, abbia comunque impostato molto il gioco su Todorovic, vero faro della squadra e soprattutto il giocatore in grado di fare la differenza, e che nel momento più delicato del primo tempo si è riuscito a trovare il gol non solo del pareggio, ma anche abbia sbloccato anche la ripresa. Poi Kovic e questo giocatore di cui ne sentiamo tanto parlare, Kennyman, hanno fatto sicuramente il resto. Allora seguiamo l'Hertha Berlino ancora in questa fase offensiva, c'è il gioco in distribuzione di Lum. Seguiamo sempre Kovic. Vedete come riescono a tenere la palla incollata ai piedi i ragazzi tedeschi. Giocano un bel calcio, soprattutto si divertono provando alcune soluzioni tipiche da allenamento. Vedete ancora Lum a centrocampo. Boris Lum. Stavolta viene messo a terra Šacik. Di punizione già battuto, stiamo entrando negli ultimi minuti della partita, dunque se dovesse rimanere così il punteggio finale per il quinto sesto posto sarà tra Empoli e Hertha Berlino, mentre Manchester United Torsi sarà invece valida per il settimo e ottavo posto. Ancora il Torsi in difesa, che sta adesso provando ad avere un'ottima circolazione del pallone, però vedete sbaglia tutto in fase di disimpegno la squadra francese, stordita probabilmente dal gioco abbastanza brioso dei tedeschi. Adesso andiamo sul giocatore Dodotè, che aveva fatto tutto bene, fermato proprio sulla più bella nel momento della cross. Attenzione ancora all'Hertha di Berlino, fermato l'attaccante Kennyman in avanti dalla difesa
quasi a uomo adesso della Torsi. Il calcio, anzi no, la rimessa laterale da parte della Torsi a centrocampo, vedete come giganteggi l'Hertha Berlino. Adesso prova a ripartire la squadra tedesca, perde il pallone, allora c'è il Torsi con il giocatore Dodotè all'indietro nella zona mediana, prova a salire Fod Camara, corre il Torsi, vedete questa bella azione, il tiro, poi c'è il rimpallo sotto rete, il tiro, il gol da parte del giocatore Elliot Bobby, che gonfia la rete, 6-3 Elliot Bobby che sigla la sua doppietta. Vedete, un gol di forza di Bobby che trafigge Mertens. Dunque 6-3, cambia nuovamente il punteggio e l'arbitro decreta la fine della partita. 6-3 dunque l'Hertha di Berlino raggiunge l'Empoli nella finale per il quinto e sesto posto, mentre Torsi Manchester United sarà quella valida per il settimo e ottavo. Dunque, ricapitolando, Hertha Berlino batte 6-3 il Torsi dopo un primo tempo terminato 2-2.